Roberto Baggio è stato forse l'ultimo calciatore di una generazione che non c'è più. La nostra videorecensione de Il Divin Codino non può che partire da questa considerazione. Un personaggio schivo, riservato, che a molti poteva sembrare antipatico, ma che era semplicemente se stesso. Un calciatore che teneva molto al privato nel momento in cui la sua parabola era in fase calante e in ascesa c'era Francesco Totti, prototipo del calciatore di oggi. Mediatico, estroverso, social. Per questo e altri motivi vi spieghiamo perché quello di Letizia la Martire, disponibile su Netflix, è un film importante. In quello del giocatore c'è il racconto di un'epica. Il Divin Codino non è un biopic classico e non vuole essere una pagina Wikipedia a formato film degli eventi della sua carriera. Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo, che ci avevano trasportato negli anni 90 con la serie 1992, hanno scelto di comporre una piece in tre atti, simile a quanto fatto da Aaron Sorkin con Steve Jobs. Tre sono i momenti chiave del film: gli esordi, i mondiali americani del 1994 e il finale di carriera a Brescia nella speranza dei mondiali del 2002. In questo modo, la storia procede per ellissi, non mostrando alcuni eventi celebri, ma lasciandoli citati in qualche dialogo. Anche se potrebbe lasciare l'amaro in bocca a qualche spettatore, questa scelta risulta sensata con la scelta di vestire Baggio solo in azzurro, maglie che, seppur con lo stesso colore, non lo identificano con una in particolare. Un calciatore, in un allenatore, cerca soprattutto un padre. E un padre, Roberto Baggio, lo ha sempre cercato. Il rapporto con il padre, interpretato da Andrea Pennacchi, scontroso, apparentemente anaffettivo, come certi contadini veneti, è il cuore pulsante di un film che, ovviamente, non è solo calcio. Tutta la storia è raccontata come la storia di un figlio che cerca di raggiungere il padre, di avere la sua approvazione, il suo affetto, di farsi dire bravo. Il cuore della storia sul sogno di un bambino e al rapporto tra un padre e un figlio è una scelta forte ma che rende vincente questo piccolo film. Un budget non eccessivo, che spesso riesce bene a mascherare questo aspetto, ha causato un attento lavoro di studio sul materiale di repertorio e un grande lavoro di coreografia e di montaggio. Spesso l'azione viene riproposta in campo lungo con il materiale di repertorio e la finzione avviene in campo stretto, solo per l'ultimissimo atto dell'azione. L'uso di macchine da presa anni 90 è una bella aggiunta. Andrea Arcangeli, nel ruolo di Roberto Baggio, è bravissimo. Non punta all'imitazione, ma a raffigurare l'essenza di Baggio ed è eccezionale nella camminata, nella corsa, nelle movenze, nelle esultanze che sono diventate iconiche e che vengono riprodotte alla perfezione. Se Andrea Pennacchi, nel ruolo del padre, è una delle cose migliori del film, e Valentina Bellè riesce a dare vita bene alla riservatezza e alla sensibilità della moglie Andreina, alcuni personaggi di contorno sembrano più imitare che ricreare. Inoltre, non sempre l'unione tra le immagini di repertorio e il girato con gli attori si amalgama al meglio, rischiando di scontentare qualche spettatore. In certi punti si nota il budget esiguo nella resa generale, ma sono leggere sfocature di un film importante, così come il giocatore che vuole raccontare. La storia di Baggio è emozionante e il film, nei suoi momenti migliori, trasmette queste emozioni. E voi che ne pensate? Avete già visto Il Divin Codino? E siete d'accordo con la nostra recensione? Fateci sapere la vostra nei commenti.